Bene, buongiorno, buongiorno e grazie per il collegamento. Buongiorno a tutti coloro che si sono collegati a distanza e anche a coloro che poi eventualmente ci ascolteranno in differita. Questa è la conferenza stampa di presentazione di una proposta di legge del gruppo, in realtà di Open Sinistra FVG, e poi nella persona di Furio Honsel, che sarei io, consigliere regionale. È una proposta di legge che nasce da un intenso dibattito che abbiamo avuto soprattutto con il mondo delle associazioni, con il mondo anche delle attività produttive, proprio per promuovere quello che è il tema principale della legge, ovvero il software. Il software libero, è diventato, credo, urgente come, tematica, anche se di fatto, il nostro paese già nel 2005 con il codice dell'amministrazione digitale aveva invitato a esplorare questo strumento, però è diventato urgente soprattutto dopo lo scoppio della pandemia, quando attraverso i meccanismi di smart working, ma soprattutto nella scuola, soprattutto nei con cittadini, nei rapporti tra i cittadini, c'è stata un'esplosione di attività digitale e si è visto che il nostro paese soffre di un colonialismo digitale spaventoso. 3, 4, al massimo 5 multinazionali controllano tutto il settore della videoconferenza, tutto il settore delle attività didattiche, e questo è molto pericoloso. È pericoloso perché certamente in questo momento nelle grandi e multinazionali del software ovviamente cercano, io dico scusamente, ecco, così, di offrire gratuitamente i loro servizi, ma questo tipo di disponibilità potrebbe cessare da un momento all'altro. E soprattutto anche come penso in tanti contesti c'è un rischio per quella che è la riservatezza. Alla fine, anche se diciamo queste multinazionali si impegnano a non minimamente sfruttare commercialmente tutta la massa di informazioni che raccolgono, per esempio nel registro di tutta l'attività didattica, tutta l'attività universitaria, no, che viene fatta, però è inevitabile che anche con lo svilupparsi dei sistemi learning, alla fine di tutti questi big data, seppur nell'anonimato individuale, che certamente diciamo viene rispettato, però vengono comunque immagazzinati, vengono comunque processati. Che il software libero è una risposta invece a questo tipo di rischi, proprio perché il software libero, come dice la parola stessa, è un software che non è proprietario, è un software che si ispira a quelli che sono i grandi principi della conoscenza aperta e della tecnologia aperta, che pongono appunto come valore fondamentale l'assoluta trasparenza, l'assoluta trasparenza di codice, quindi il codice è sempre in qualche modo verificabile, certificabile, analizzabile. Sono appunto principi che vogliono rendere questa trasparenza anche proprio nella chiarezza di quelli che sono i servizi che danno. Non c'è nulla di nascosto, non capiterà che il vostro computer si accenda la notte per in qualche modo attivarsi e registrarsi, come capita spesso, diciamo, chi non ha disattivato certi meccanismi. E la cosa però poi io credo importantissima per la nostra regione, che io voglio ricordare, la Giulia è stata una delle prime regioni italiane per quanto riguardava il software, è stato il quinto polo accademico dell'insegnamento dell'informatica all'Università di Udine, poi anche quando ancora non c'era nulla a Padova, non c'era nulla a Milano, non c'era nulla a Bologna, no? Era il quinto polo e in effetti qui c'è stato un certo sviluppo anche di informatica. Però oggi come oggi ovviamente il mondo è molto cambiato e la nostra regione, come anche direi tutto il nostro paese, soffre di quello che io ho già chiamato come colonialismo digitale, soffre di sudditanza, e quindi in realtà, no, anche la domanda che spesso diciamo ogni tanto mi pongono: ma come si può fare, perché
l'amministrazione pubblica. Aziende si sviluppino la loro digitalizzazione, no? Io dico, ma guardate, sì, è vero, è un problema il fatto che la digitalizzazione ancora non è così diffusa. Il problema ancora più grave è se noi incentiviamo questa diffusione facendo diventare tutti consumatori di un software che non è prodotto, di un software che non conosciamo, di un software che alla fine fa quello che forse non vorremmo che facesse. Quindi è giusto si promuovere la digitalizzazione, ma solamente se parallelamente promuoviamo una digitalizzazione che ci rende veramente attori e non meramente consumatori. Spettatori del software. Ebbene, questa legge cerca di dare queste risposte, cercando soprattutto di fare un po' di chiarezza, no? Nell'articolo, qui adesso cerco di espanderlo, no? Cerca di fare un po' di chiarezza, soprattutto nell'articolo 1 sulle finalità, che, come ho detto, sono quelle di promuovere l'uso del software libero, sono quelle di favorire i processi di diffusione delle conoscenze, sono quelli di promuovere ovviamente da parte della pubblica amministrazione, in particolare l'uso di software libero, e l'articolo 2 è invece un articolo più tecnico, che cerca di dare una prima presentazione di quel vasto universo che un po', diciamo, dagli anni 80, da Richard Stallman, è cresciuto intorno al concetto di conoscenza libera e quindi appunto di open source, di software open source, il concetto di open data, il concetto appunto di free software. Poi la legge si articola essenzialmente, beh, vede la regione con la R maiuscola come soggetto importante, soggetto di riferimento, e quindi ha tutta la regione in capo una serie di politiche regionali che sono quelle di incentivare l'attività di ricerca, di incentivare l'adozione e l'applicazione di sistemi di software libero, attivare soprattutto presso le scuole, no? Presso le università lo studio e lo sviluppo, e anche nei confronti ovviamente della cittadinanza. Come realizza questo? Questo lo realizza soprattutto attraverso tre meccanismi. Il primo è quello di coinvolgere tutti quei soggetti che, un po' come negli ultimi 40 anni, no? Il mondo delle associazioni, in particolare io qui poi darò anche brevemente la parola al presidente del User Group di Pordenone, no? Il mondo delle associazioni che, appunto, dico, come dei carbonari, hanno continuato a sviluppare questo software, anche il mondo delle imprese, delle categorie. Poi darò la parola anche al dottor Favaro dell'azienda Continuity, che è una, diciamo, di quelle che è diventata un punto di riferimento anche per molte delle applicazioni del software libero. Quindi, innanzitutto, l'articolo, cioè l'azione della regione si concreta attraverso la costituzione appunto di un comitato che convoca tutti questi soggetti e definisca un piano attuativo triennale. Poi, ovviamente, questo piano attuativo si articola in varie azioni. Una di è il disincentivo all'utilizzo di software proprietario, perché purtroppo, diciamo, nella nostra società uno può promuovere tutte le cose che vuole, ma se poi alla fine le azioni o in qualche modo le conseguenze negative non ci sono, vince, diciamo, una sorta di staticità. Allora, questo è un impegno da parte della a non finanziare più software proprietario, no? A meno che non ci siano, diciamo, soluzioni di software libero. Ci sono poi, appunto, nell'articolo 6, iniziative di sostegno alla formazione base e appunto anche relativa al lavoro agile, basato ovviamente sul software libero, soprattutto per i propri lavoratori, promozione dell'articolo 7 dell'attività in ambito scolastico e alla fine appunto una norma finanziaria. Quindi, insomma, i concetti sono tre: avvalersi delle associazioni,
disincentivare il software proprietario e favorire lo sviluppo, la cultura e le applicazioni del software libero, soprattutto parte della pubblica amministrazione, che è vero, ha bisogno di digitalizzarsi, però è anche vero, è altresì vero, che farlo con un senso, diciamo, di protagonismo e di responsabilità. Proprio per dare un senso a quella che è il significato, diciamo, anche di questa conferenza stampa, io ringrazio Continuity e il dottor Favaro, perché appunto lo strumento che state vedendo è proprio quello strumento, diciamo, di open source, il cui codice chiunque può andare a certificare, chiunque può andare ad aprire, chiunque può andare a scoprire, e quindi, diciamo, è un software molto molto onesto, e che dimostra come, qui io non ho potuto darvi un saggio di tutte le caratteristiche di questo software, però diciamo è assolutamente concorrenziale con quelli proprietari, e qui diciamo ciò che viene registrato soltanto se c'è l'intenzione di registrarlo, non finisce in un qualche cloud, no, su qualche strana parte del mondo. Tra l'altro, appunto, nella legge c'è anche l'impegno a costruire un cloud regionale, e diciamo, questo software che si chiama Big Blue Button è l'esempio di come c'è una realtà assolutamente efficace, una realtà assolutamente funzionale, che non ha tutti i rischi, non presta al fianco, diciamo, a tutti i rischi che invece un software proprietario può provocare. Sono rischi di riservatezza, ma anche rischi di costi non preventivati. Questa nostra legge, che in realtà è una proposta di legge, verrà, diciamo, è già stata depositata una settimana fa e verrà, io spero, discussa al più presto, o comunque che possa incidere sia su quelle che sono le direttive regionali relative alla propria amministrazione, quindi al proprio sistema informatico, sia a quello che è il rapporto col sistema delle imprese. Proprio per questo motivo io qui chiudo e vorrei brevemente dare la parola al Favaro di Continuity, che così ci spiega brevemente quali sono le caratteristiche di Big Blue Button e in che modo, insomma, quali sono gli esempi più significativi di questa diciamo, industria dell'open source nella nostra regione e in Italia. E poi dopo la parola a Odolo, che è il presidente del Linux User Group di Pordenone. Prego, darei la parola a Giorgio Favaro. Grazie, buongiorno a tutti. Noi abbiamo iniziato anche insieme al PNLUG questa esperienza con Big Blue Button proprio quando abbiamo visto il crescere dell'utilizzo di soluzioni che di lavoro raccolgono dati, soluzioni di aziende che di lavoro raccolgono dati e fanno profitto con questo proprio perché fa parte del nostro DNA, ma soprattutto la riteniamo una cosa molto importante, ancor più se applicata a studenti, insomma, quindi a un pubblico relativamente giovane. Il software assolutamente mette a disposizione tutte le caratteristiche che anche i competitor hanno e anche di più da un certo punto di vista perché ha cose che alcuni competitor hanno, altri no. È nato per la didattica a distanza, per la didattica, scusate, e quindi si adegua senza problemi alla didattica a distanza, si integra con i più famosi e utilizzati software anche per la lezione asincrona, quindi quella che non viene fatta in diretta, e le scuole che lo utilizzano sono sicuramente molto soddisfatte. Un esempio nel Politecnico di Torino che fa un numero di lezioni veramente molto elevato, dove anche grazie al contributo del professor Meo, che è quello che ha scritto la legge del codice amministrazione digitale che prevede che una pubblica amministrazione privilegi soluzioni open source, sì, anche il professor Meo è stato, come dire, un forte incentivatore di utilizzare questo tipo di strumento. Quindi, una delle cose, quando abbiamo iniziato un po' questa esperienza, che veniva rimarcata è che non esistono
delle realtà nel territorio in grado di offrire questo tipo di servizio, sia nel territorio locale che comunque a livello nazionale. Questo non è vero, per riuscire a servire la pubblica amministrazione non c'è alcun dubbio che sono necessarie tutta una serie di caratteristiche legate alla qualità e alla sicurezza non indifferenti, quindi da quel punto di vista siamo abbastanza sicuri e anche non siamo così indietro. Sicuramente riteniamo che l'iniziativa e anche il risultato, insomma, relativamente a questa legge sia molto proficuo, perché in realtà nella nostra esperienza abbiamo visto che manca un po' di affiatamento tra quelle che possono essere la pubblica amministrazione e le istituzioni. Infatti spesso le scuole magari hanno delle difficoltà perché si sono un po' sentite abbandonate, quindi con questa legge che coinvolge le aziende, le istituzioni, la pubblica amministrazione e soprattutto anche le associazioni, secondo noi si va nella direzione giusta, sia perché rafforza la legge che esiste già del codice di amministrazione digitale, che non prevede però delle sanzioni e neanche degli incentivi, bene o male, sia perché appunto inserisce anche la possibile collaborazione con le associazioni, che invece resterebbero un po' tagliate fuori anche per appunto gli standard che verrebbero richiesti nel momento in cui un'azienda vuole essere fornitore per una pubblica amministrazione. Noi sappiamo quanto le associazioni, io faccio anch'io parte del PNLUG e ne sono più che orgoglioso, noi sappiamo quanto le associazioni possano veramente contribuire sia nella diffusione che comunque nel sostegno, nel supporto, e quindi riuscire a mettere assieme tutti questi attori è sicuramente una scelta secondo noi vincente, ed era proprio un vuoto che abbiamo sentito in modo importante. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie, allora do la parola, ringrazio Giorgio Favaro di Continuity, appunto l'azienda di Pordenone che anche ci aiuta a realizzare questa presentazione con uno strumento open source, e chiedo ad Alain Modulo, che è presidente del Linux User Group più importante che abbiamo in regione, cioè quello di Pordenone, appunto dare una breve presentazione di qual è il ruolo che le associazioni possano avere proprio all'interno di questa legge. Buongiorno a tutti, non che fossi distratto, ma stavo vedendo cose che continuavano a scorrermi sul monitor, se n'è una peggio dell'altra, proprio sembrano fatte apposta per arrivare in conferenza stampa adesso. Allora mi presento intanto, noi siamo un'associazione di promozione sociale, nata, ci vediamo da almeno 15 anni, però nata ufficialmente nel 2012, e da meno di da un mesetto circa abbiamo modificato lo statuto e siamo ufficialmente un'APS, Associazione Promozione Sociale, registrata al futuro RUNZ, quindi Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e abbiamo anche effettuato la richiesta per la registrazione in regione, che stiamo aspettando giorni. Perché questa cosa? Perché per ufficializzare, anche dare l'importanza al terzo settore, che finalmente ha in qualche modo sistemato un po' le cose o le cose poco chiare che c'erano in giro, e soprattutto perché quello che stiamo facendo, abbiamo fatto almeno in questi 8 anni di vita, sono state molte. Prendo 2 cose su tutte, per non andare lungo, è proprio il messaggio che stavo guardando adesso, che mi è arrivato da poco. E noi operiamo molto con le scuole, e quando leggo che, ad esempio, una delle due dei due software, faccio nomi e cognomi, io non ho paura di fare nomi e cognomi, le citazioni sono quelle che si raccolgono in giro, la piattaforma Teams, che è una delle più usate nelle scuole, cambia i terms of conditions, quindi i termini della licenza, e dice che raccoglieranno informazioni sullo stato emozionale dei membri del gruppo. Cioè, stiamo dicendo che queste piattaforme, quelle che stanno usando le scuole, sto parlando di Teams in questo momento, cambierà i termini e raccoglierà le informazioni sulle emozioni dei membri del gruppo, sapendo che questa piattaforma viene usata alle elementari, quindi il ciclo primario, secondario, superiori e università. E loro stanno dichiarando che raccoglieranno informazioni sulle emozioni dei membri. Vogliamo questo?
noi personalmente come PN Lug o come software libero non vogliamo questo. Come software libero vogliamo scegliere noi cosa poter utilizzare, analizzare, modificare e condividere, che sono le quattro leggi base del software libero. E se il software libero potesse essere in mano in questo caso alla regione, la regione potrebbe prendersi il software e decidere come utilizzarlo al meglio per i fini civili o della collettività, non perché è un'azienda e deve monetizzare. E questa è la prima parte. La seconda, dicevo che noi abbiamo a che fare con le scuole, e mi piace sempre parlare, fortunatamente le cose corrono, anche se il Covid ci ha un po' rallentato tutto, da un altro punto di vista ci ha anche velocizzato, perché c'è una, mi viene sempre da ridere quando qualche anno fa dicevano che c'era la morte dei PC perché ormai si va solo di smartphone, e io ridevo, dicevo prima o poi. Purtroppo questa botta di vita ce l'ha data il Covid, e c'è una fame folle di computer in giro proprio per questi strumenti qua. E cosa ci troviamo nei computer? Chi lo sa? E proprio in questi giorni c'è una nuova donazione da parte di un'associazione ad una scuola di 22 computer, in cui poi ci hanno già ovviamente contattato per installare software libero, Ubuntu Linux come software libero, e questi computer che per le aziende hanno finito il piano di ammortamento e quindi tecnicamente potrebbero essere buttati via, fortunatamente la legge permette di dare le donazioni, e se queste possono essere valide, e la scuola ha già detto sì, li stiamo cercando, perché ci sono ancora studenti che non hanno fisicamente ed economicamente la possibilità di acquistarli i PC verranno donati, noi ci installeremo Ubuntu Linux e prenderanno nuova vita con software libero. Questo è quello che stiamo chiedendo, però noi siamo una piccola associazione di volontariato, anche se abbiamo più di 100 soci, e quindi 100 soci ci sono, e abbiamo un sacco di altra gente che ci viene a trovare o che ci contatta. Ma se questa cosa potesse prendere veramente vita all'interno della nostra regione o di una legge, e ringrazierò sempre Furio, io mi perdoni se ricordo che quando ho potuto leggere la legge l'ho chiamata al telefono e ho detto mi sono emozionato a leggerla, se lo ricordi, perché pensare che qualcuno che ha le possibilità, quella che da cittadini ogni tanto scherzando chiamiamo la stanza dei bottoni, ok? Dica, caspita, quello che stiamo facendo è importante, quindi... Io ringrazio molto Alain Modolo, soprattutto per gli esempi che ha fatto, mostrando come di fatto questa è una legge che permette di realizzare anche quella innovazione soprattutto sociale, no? Le spinte anche innovative e creative della società civile, delle associazioni, di coloro che lo fanno per volontariato, non necessariamente appunto in modo direttamente commerciale, ma le coniuga al sistema anche commerciale, giustamente, proprio perché appunto questo settore è in forte sviluppo, e chiaramente se dovesse prendere piede, il come noi aspiriamo che sia possibile grazie anche a questa legge e lo sviluppo del software libero, chiaro che questo creerebbe tantissimi posti di lavoro qualificati, no? La nostra regione, posti di lavoro che sarebbero quindi molto più anche remunerativi sotto il profilo, non dico economico solamente, ma anche sotto il profilo proprio della soddisfazione professionale. E terzo, diciamo, elemento fondamentale di questa innovazione sociale è proprio la pubblica amministrazione, che deve creare azioni affinché possano crescere questi settori. Io ringrazio quindi tutti e chiedo appunto se ci sono delle domande da parte
dei giornalisti che eventualmente sono presenti. Io ho già fatto oggi delle interviste televisive perché alcuni hanno appunto specificato che preferivano così, ma se ci sono appunto alcune domande, qualcuno è interessato a ulteriori aspetti, altrimenti io chiuderei la conferenza stampa. Ci sono quindi delle domande? Essendoci delle domande, io chiuderei la conferenza stampa e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, e in particolar modo Giorgio Favero di Continuity, Pordenone, Modulo del Linux User Group di Pordenone, presidente dell'APS, ecco, appunto abbiamo imparato. Grazie. Speriamo appunto di poter vedere incontri con Big Blue Button o strumenti, diciamo, affini e analoghi, liberi, non proprietari, molto più frequentemente nella nostra regione e in realtà in tutto il nostro paese. Grazie.